Controllare la caldaia è un dovere di tutti. Dal 20 giugno gli ispettori della nuova Salento Energia effettueranno le ispezioni sugli impianti termici della provincia di Lecce. La solitudine è un tema molto attuale oggi, siamo tutti un po' soli in questa società dell'individualismo, se vogliamo. Ahimè, sì, purtroppo sì. Magari il film nasce in questo contesto o volontariamente o involontariamente, ma è un frutto di una società malata forse, forse no. Però insomma dovrebbe essere divertente vedendolo. Il titolo del tuo film è In, per noi significa dentro, ma che cosa, da dove è nato, che cosa lo ha mosso, quali sono stati i primi input che ti sono arrivati? Sappiamo che è tratto da un racconto che a sua volta fa parte di una raccolta che ha un titolo un po' particolare. La raccolta si chiama Racconti di adulteri disorientati ed è una specie di raccoltina di racconti di adulteri e di adulteri, e sono visti comunque con ironia, con rassegnazione, con accettazione, sono visti comunque con molta, come si può dire, è un libro abbastanza free, ecco, un libro abbastanza, non è impegnativo, te ne parla e ti fa divertire. Dietro la telecamera tu ci raccontavi come ogni racconto fosse, si prestasse benissimo a diventare un piccolissimo cortometraggio. Sì, ogni racconto per come è strutto, per come è scritto sembra veramente un cortometraggio, perché è fluido, è scorrevole, è molto visivo, quindi io ne ho preso uno in particolare perché mi ha colpito, quello da cui tratto il film, però gli altri non sono da meno, sono comunque affascinanti e sono veramente, sono molto belli, ma è un bel libro, lo consiglio a tutti. Una carenza intima è il titolo del racconto che tu hai scelto. Sì, sono quattro facciate, molto corto questo raccontino, e noi l'abbiamo rielaborato per dar vita ad un lungometraggio che però dura un'ora e mezzo, quindi abbiamo un po' smosso alcune cose, abbiamo fatto delle modifiche per cambiare alcune parti, però insomma il di base è sempre quello. Si dice che i libri non capitino mai per caso nelle mani di chi li legge. Questo racconto l'ho letto nel 2005, figurati, è da allora che ho iniziato a lavorarci, perché già provammo a qualcosa, ma fu un'esperienza disastrosa, un anno e mezzo di riprese, fu una cosa che non mi ha visto la luce, e poi recentemente, tre anni fa, mi dissi perché non rimettere mano a questo prodotto e vedere un attimo di farlo con i santi crismi, e così abbiamo fatto. Però l'idea nasce nel 2005, da lì che ho iniziato a lavorarci, quindi sono la bellezza di 6 anni, 3 effettivi con questo, insomma, lungometraggio serio. Quanto è difficile oggi il mondo dell'audiovisivo? Una domanda retorica però obbligata. Soprattutto perché pare che ci sia uno sviluppo del comparto, almeno si dice che sia così negli ultimi anni. Sì, sono peggiorate le cose, c'è troppa democrazia nell'informazione, tutti devono sempre dire tutto, e non so, poi con la troppa tecnologia si è un po' snaturata la natura del cinema, secondo me, con l'avvento di questi formati di alta definizione, secondo me si è un po' persa l'umanità del cinema, almeno a mio giudizio. Poi cerco sempre di essere semplici, invece questa è la mia idea di fondo, perché il 3D o tecnologie troppo avanzate, cioè, rischiano di levare il cuore ad un prodotto che invece senza quel 3D o senza quella tecnologia avanzata non sarebbe nulla effettivamente. Come hai operato la scelta dei protagonisti? Qui ne abbiamo uno peraltro, Fabio Zullino. E i personaggi mi erano chiari in testa, c'era lei che è una donna solitaria, sensibile, comunque è una persona che prova dei sentimenti, deve essere bionda, occhi celesti e Otrado Betti, corrispondeva insomma ai requisiti. E poi Fabio invece era più difficile trovarlo, perché era un personaggio un po' grottesco, un po' particolare, un po' cartone animato, quello che fosse messo i baffetti, fosse con questi capelli un po' vaporosi, un ladro tipo anni 60, e l'ho beccato in un videoclip delle Lowland Lovers che girò mio amico 2 anni fa, insomma l'ho beccato e così l'ho preso subito. Fabio, noi approfittiamo della tua presenza e ti facciamo qualche domanda. Sappiamo che tu hai avuto anche diverse esperienze nel campo anche degli spot pubblicitari, per Sky per esempio. Adesso invece la collaborazione col Teatro Coreia. Più o meno non è stata una collaborazione, è stato un corso di teatro che ho fatto di mia spontanea volontà a pagamento. Successivo al film, in effetti, sì, perché probabilmente è proprio col film che ho riscoperto un po' questa passione qui, che magari era dentro di me fin da piccolo, sai, con le piccole recite, con queste cose qui. E poi mi è capitata questa opportunità, anzi me l'ha offerta Andrea, perché ha visto la mia faccia da scemo, forse era adeguata.
quindi poi ho la scelta anche di fare il corso di teatro, che ahimè è finito, però penso che poi ce ne saranno degli altri. Ricco con il film, quindi non c'è problema, voglio dire, adesso sono 3 anni che mi ripete che diventerò ricco. Sappiamo che tu sei anche un musicista. Sì, a metà, non sono proprio un musicista, sono uno che si è messo a suonare la batteria più o meno a 18 anni e adesso faccio finalmente musica d'insieme, cioè sono in un gruppo da un annetto. Com'è stato interpretare questo personaggio? Com'è stato interpretare anche le esigenze di Andrea? Lui sappiamo che è uno che pretende tanto. Sì, in effetti sì, è vero. È stato bellissimo lavorare con loro e calarsi nei panni di Beo, nelle vesti di Beo anche nelle vesti, perché poi indosserà delle piccole cose però divertenti. E Andrea è molto, sì, chiede molto, ha chiesto molto da noi, però lo faceva con una bella intenzione, a mio parere. Era molto duro anche, però è la giusta chiave tante volte, sì. Qual è la strada che prenderà questo film? Dove arriverà? Dove lo farai arrivare? Ah, non ne ho idea, però lo distribuiremo, questo è poco ma sicuro, avrà vita. È un piccolo bambino, inizia a camminare con le gambe, quindi... Quando lo presenterai ufficialmente, tuo figlio, ecco? Il 20. Tra 4 giorni, al Multisala Massima alle 21:30, quindi mi auguro che venga tanta gente, mi auguro che vi possa piacere e che vi regali un sorriso, questa è la mia intenzione, poi il resto è aria fritta, però insomma questo è... Sarebbe bellissimo vedere la gente ridere o sorride vedendo Beo. Esci dalla sala rinnovato, esci felice, esci con una consapevolezza che il mondo è anche una bella cosa, come disse Ernest Hemingway, e vale la pena di combattere per esso. Io concordo con questa seconda affermazione. Però spero che il film mi risponda questo mio pensiero, questa mia visione. Nel frattempo possiamo vedere il tuo promo su YouTube? Sì, ci sono 3 trailer, il terzo è quello più gettonato. Trailer 3, impossibile sbagliarsi. Cerchiamo In. Esattamente, In di Andrea Federico. Ok, grazie, in bocca al lupo. A voi, crepi.